un ostinato Castelfidardo batte l'Aquila tra le mura amiche in una combattutissima partita in cui nessuno dei 22 ha mai tirato fiato e c'è stata una direzione arbitrale contestata da entrambe le parti. Subito aggressivo il Castelfidardo con Minella che al 15° calcia dalla distanza ma la sfera va oltre la porta. Comincia così una serie di contropiedi che instancabilmente coinvolgono entrambe le squadre. E un tiro dopo l'altro arriva al 22° il gol di Boio. Ma l'entusiasmo del pubblico di casa è subito taciuto dall'arbitro Emanuele di Pisa che annulla la rete per fuorigioco. Gli ospiti riorganizzano il centrocampo e spostano il baricentro del gioco nell'area aquilana. E uno dei tentativi di difesa dei rossoblù è falloso e l'arbitro assegna il rigore agli ospiti. È il 35° quando dal dischetto va in gol Minella. Al 41° tentativo di Valenti, ma il tiro è debole e Selvaggio para senza problemi. E ancora Valenti al 43° per Brenci che cerca un compagno in area, ma non lo trova. Così nulla di fatto ancora per i rossoblù. Al 44° prova Rucci dalla distanza, ma la palla è alta. Arriva il recupero. Al 47° Valenti tenta ancora dalla distanza, ma la palla finisce al lato della porta. Nel secondo tempo l'Aquila rientra senza allenatore in panchina. Battistini è stato mandato dall'arbitro fuori e guarda i suoi dalla tribuna. E l'Aquila che sotto di un gol al quarto su punizione si fa pericolosa ancora con Valenti che calcia direttamente in porta ma para all'estremo ospite Selvaggio. L'Aquila cerca di penetrare la difesa ben organizzata degli ospiti e coglie l'occasione del pari con un fallo di mano del bomber Minella. Al 12° Valenti però vanifica l'occasione sbagliando il rigore. Selvaggio para. Ancora l'Aquila pericolosa al 20° con un gran tiro di Valenti dal limite, ma Selvaggio salva in angolo. Ma la tenacia delle incursioni del Castelfidardo ripaga la squadra ospite. Al 31° arriva il raddoppio, con la cavalcata di Montagnoli, solo palla al piede, che beffa Farroni, impotente e lasciato solo a difesa sguarnita. Nel recupero al 47° Minella tira ancora in porta ma Farroni esce e fa una gran parata. Ed è allo scadere in un'azione confusa in area che arriva il gol dei padroni di casa con Fabrizi, assegnato dall'arbitro prima di fischiare la fine dell'incontro e dare la vittoria al Castelfidardo per 2-1. Una vittoria che non ha rubato nulla perché sono in campo bene, hanno lottato, hanno sicuramente creato le occasioni per vincere questa partita, ma il pareggio penso fosse il minimo. Comunque perdere la Juventus al Juventus Stadium, sbaglia un rigore di Bala e le cose vanno avanti, faremo lo stesso anche noi con il nostro campione Valenti. Abbiamo fatto una grossa partita, però se vai a vedere abbiamo fatto 4-5 palle gol qui all'Aquila, una squadra costruita per far bene. Adesso se ci sono problemi societari questo non conta, ho visto una squadra arrabbiata che voleva vincere e questo, noi abbiamo fatto un salto di qualità a livello di mentalità importante.